nessuna identità di gioco, nessuna mentalità e un disordine in campo veramente molto molto preoccupante. Questo è quello che ha espresso il Milan ieri sera in Europa League contro la Roma. Nonostante Pioli avesse affermato in conferenza stampa di aver capito gli errori dell'andata ed era pronto a riparare per il ritorno, per un'eventuale rimonta, il Milan al ritorno ha fatto ancora peggio. Partito con un 4-2-3-1 che diventava un 3-4-3 in campo con Calabria mediano. E veramente una tattica bruttissima, se si può dire. Chi adesso mette Pioli sul primo posto sul banco degli imputati dopo la bruttissima prestazione di ieri e l'eliminazione dell'Europa League. E il Milan ieri ha fatto veramente una bruttissima partita, nonostante fossero loro appunto a quelli che dovevano recuperare, dove la Roma ha giocato meglio per tutta la partita nonostante per più di un'ora di gioco è stata in superiorità numerica. Pioli adesso rischia veramente tanto, sui social è impazzito il Pioli out, più forte che mai, con tutti i tifosi rossoneri che sarebbero stanchi dall'allenatore proveniente da Parma e lo vorrebbero fuori al termine della stagione e vorrebbero aprire un nuovo capitolo, dato che il ciclo ormai, da come abbiamo visto ieri, è ormai arrivato alla conclusione. La panchina di Pioli, ci sono serie probabilità che può saltare, però bisognerà vedere. C'erano voci, come ho già detto in un TikTok giorni fa, che diceva che Cardinale aveva già scelto il futuro di Pioli già prima dell'Europa League e quindi in questo momento può solamente peggiorare la sua situazione. Però se Pioli ha tante colpe per come ha preparato la partita, non è l'unico a cui riservare le maggiori colpe di questa partita, perché le tante colpe secondo me ce l'hanno anche alcuni giocatori rossoneri che avevano la partita sulle spalle e dovevano fare sicuramente di più. Il primo di tutti è sicuramente Rafael Leao, che ha deluso al ritorno come ha deluso all'andata. Ha provato qualche giocata sulla fascia, ma erano veramente fine a se stesse e sbagliava tutto, sbagliato stop, colpi in testa, ha sbagliato tantissimo e ha veramente deluso. Stessa cosa Teo Hernandez, peggiore in campo insieme a Rafael Leao. Una squadra veramente messa giù malissimo e che l'ha presa dalla Roma per più di 120 minuti, più di 180 minuti, e direi una qualificazione della Roma giustissima. Voi che cosa ne pensate? Siete favorevoli al Pioli out o Pioli dovrebbe avere un'altra possibilità? Ditemi la vostra.